Pace e bene a tutti. Oggi, 18 maggio, ricordiamo San Felice da Cantalice, un nostro confratello cappuccino che è stata veramente una fonte di ispirazione per tanti e tanti frati e non solo. Ascoltiamo. Felice Porro nasce con molta probabilità nel 1515. Da Cantalice, giovanissimo, si trasferì a Città Ducale, dove prestò servizio nella famiglia Picchi come pastore e contadino. Nel 1544, dopo essere stato travolto da giovenchi indomiti, ma rimasto illeso, decide di realizzare il desiderio di farsi cappuccino. L'anno di noviziato lo svolse a Fiuggi, e nel 1545 emise i voti nel convento di San Giovanni Campano. 2 anni dopo si trasferì a Roma nel convento di San Bonaventura, dove nei rimanenti 40 anni della sua vita questuò pane e vino per i suoi confratelli. Aveva un temperamento mistico, dormiva appena 2 o 3 ore, trascorrendo il resto della notte nella contemplazione dei misteri della vita di Gesù. Per le strade di Roma assisteva a malati e poveri, elargendo consigli anche alla aristocrazia della Roma rinascimentale. Devotissimo a Maria, che gli apparve più volte, veniva chiamato Frate Deo Gratias per il suo particolare saluto. Morì il 18 maggio del 1587 e fu canonizzato da Papa Clemente XI nel 1712. Come possiamo dire, questa di San Felice è proprio una figura simpatica, una persona alla mano, una persona anche un po' curiosa e una persona splendida da avere al proprio fianco. Era un semplicissimo frate, tant'è questa è una cosa quasi buffa, che i confratelli non avevano neanche idea del bene che facesse. Viveva in maniera esemplare, questo sì, in convento, una vita fatta di preghiera e di elemosina. Proprio questa elemosina fatta nei vicoli delle strade di Roma. San Felice è il santo delle strade di Roma, con quelle sue canzonette, quel modo di ringraziare sempre il Signore con l'espressione Deo gratias, e anche lui sempre pronto alla cura del più debole, con un occhio molto attento nel cercare di capire su come spendersi. E per chi? San Felice è stato questo. Dopo la sua morte, i confratelli hanno visto che c'era un fiume incredibile di persone che andava a piangere sul suo corpo. E anche loro erano ignari di questa grande santità. Che dire, ognuno di noi dovrebbe approfondire la figura di questo santo semplicissimo, fratello laico, che però ha saputo scaldare e comunicare. Scaldare tanti cuori e comunicare Gesù Cristo con tante, tante persone. San Felice, prega per noi.